Non c'è due senza tre, ma per il quarto bisognerà sudare, ancora. Dopo tre risultati utili consecutivi, la filosofia di Mister Cotta dovrà trovare applicazione nella prossima trasferta del Varese contro l'RG Ticino. La neopromossa piemontese ha investito molto sul mercato. L'inizio di campionato, due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, non rispecchia il valore dei verde granata. Il meno 5 dei biancorossi non deve quindi ingannare. A Romentino sarà battaglia. Due neopromosse anche per Varesina e Castellanzese. Le Fenici, seconde in classifica, vogliono vincere ancora contro la Tritium, all'ultimo posto insieme ai neroverdi, chiamati invece al riscatto sul campo del Caravaggio del capocannoniere del girone ex Varese Carmine Marrazzo. Impegno esterno anche per il Legnano, a Crema caccia di una vittoria che manca da 3 giornate.